Oggi parliamo di YouTube. Allora, ciao a tutti stelle, sono qui anche in questo canale di Amici. Aiutatemi, il mio canale Nonno Bastardo Interista verrà chiuso a giugno, il 5 giugno. Va bene stelle. Passiamo tutti in quell'altro, Black and Blues. Black and Blues, Nonno Bastardo Interista, così in quel canale sarà misto. Sarà misto, ci sarà musica e anche i miei video sfottò. Quindi questi miei 12.400 amici che io non avrei mai immaginato di arrivarci, passiamo tutti in quell'altro canale. Ok, stelle? Passiamo tutti lì, Black and Blues, Nonno Bastardo Interista. Così lì si farà Inter e musica. E gli invidiosi dovranno schiattare ancora di più. Avanti. Grazie stelle. Black and Blues. Metto la stessa foto e lo stesso stemmone. Avanti, via. Ciao Ciao a stelle. tutti, oggi è il 30 maggio, martedì, e oggi in questa puntata non parlo del Milan, parlerò stasera alle 19.30, ma parlo un pochino di YouTube, questo sito su cui ormai sono una miriade, un'infinità di canali che danno voce a tanti appassionati di calcio, ma non solo di calcio, un po' di tutto, diciamo, quello che può essere gli hobby, la politica, e qualsiasi tipo. Noi velocemente parliamo di sport. Ebbene, questo canale che dà così tanta libertà, in realtà tanto libero non è. Perché? Perché ci sono vari cavilli che vanno rispettati, cavilli che non sono chiari, perché se fossero chiari sarebbe molto più facile rispettarlo, e che una volta che infrangi ti possono portare a delle conseguenze drastiche senza che tu possa fare niente. A noi è successo, ad esempio, per 2 mesi di perdere la monetizzazione. Non è che ci abbia fatto un danno particolarmente grave, perché comunque, diciamo, fortunatamente non viviamo di YouTube, ma facciamo altri lavori tutti. Però il problema è che è stata comunicazione praticamente assente. Ci hanno bloccato per un video di una parata di Maignan in Fiorentina Milan che io avevo girato allo stadio. Probabilmente anche il girare 20, 15 secondi, penso fossero, di una parata di Maignan era grave per YouTube, quindi non c'è stato nemmeno avvertimento, c'è stato uno strike. Strike è un avvertimento grave che porta alla perdita di monetizzazione per circa un mese. Niente, dopo un mese abbiamo eliminato il video, ci rinnovano di nuovo, diciamo, la parte, diciamo, della monetizzazione. Dopo 24 ore ce l'annulla di nuovo perché non eravamo a posto ancora. Perché utilizzavamo dei video di altri senza modificarli abbastanza, e quindi questa era la causa. Non si poteva fare, sì, si poteva fare un ricorso che ci voleva almeno un altro mese perché potesse essere preso in considerazione in lingua inglese o addirittura o se no in lingua originale con sottotitoli, che comunque, cioè, non è semplice da gestire, ma soprattutto non c'è una possibilità di un colloquio con nessuno. Quindi dispiace quando, diciamo, si vedono dei canali tipo quello del Nonno Bastardo Interista, canali che vengono gestiti in modo, secondo me, positivo per quanto riguarda l'approccio al tifo, allo sport, cosa che nella maggior parte dei canali sportivi che si rifanno, diciamo, al calcio non c'è, diciamo. Con quella anche ironia che era tipica di Prisco, l'ex dirigente dell'Inter di alcuni anni fa,
e che purtroppo si è un po' persa. Ebbene, appunto, notizia di questi giorni che appunto risulta che questo canale sarà chiuso, praticamente credo a inizio giugno, un canale di 12.500 iscritti, mi pare. Perché ha avuto una segnalazione. Ha avuto una segnalazione, questa segnalazione ha portato alla chiusura di questo canale. Ora, non so sinceramente di che tipo di segnalazione si tratti, però ecco, questa metodologia di segnalazione mi sembra un pochino troppo, come si può dire, troppo, cioè, poco, diciamo, caratterizzata, nel senso che, cioè, blocchi un canale perché manda in onda uno, che ne so, 5 secondi, 10 secondi di un video? Mi sembra veramente una cosa assurda. Mentre permetti dei canali, diciamo, con contenuti sicuramente non molto, diciamo, sani, con un dialogo, con una interlocuzione, con un linguaggio molte volte sopra le righe, anche violento, e questo lo permetti. Cioè, mi sembra veramente, ecco, una cosa abbastanza particolare, quindi, diciamo, appoggio il nonno bastardo interista, che comunque, diciamo, come avete visto nel video, chi è un tifoso interista lo può seguire anche nel suo altro canale che va aperto. Un consiglio a YouTube di rendere più trasparente il tutto, perché sinceramente capisco che bisogna comunque informarsi, bisogna stare attenti, diciamo, a quello che si trasmette, però, diciamo, nella globalità YouTube vediamo tante cose che non riusciamo, diciamo, a capire, perché comunque possono permessi dei video, che ne so, di un concerto dove ci sono dei copyright comunque. Mentre non si può mandare 20 secondi di una parata dove si vede solamente il portiere di una partita, ad esempio, senza essere bloccata la monetizzazione. Perché non vengono bloccati i canali dove ci sono turpiloqui, dove ci sono cose oscene, e si invece si chiudono dei canali dove si parla comunque di calcio, in modo anche abbastanza obiettivo. Era solamente una precisazione da parte mia, un auspicio che le cose migliorino, soprattutto ci sia più comunicazione tra chi apre i canali e YouTube, perché la comunicazione come ora è praticamente assente. Un appoggio a Nonno Bastardo Interista, logicamente poi il 10 giugno tiferò City. Ciao a tutti e buona giornata da Giovanni.